sbaglio tutto, perché non la caccia. Thank you.
militare, località, zona, subito, campo gara di pesca, scendo dalla strada a destra, siamo andando a trovare una via, c'è il comune, Bolzano Varese, Bolzano, c'è una via, no, c'è una strada per andare, 10:85, allarme, si richiede intervento per la strada che sale verso il cimitero da Bolzano. Ci è arrivata una telefonata un po' confusionaria, sembra che ci sia stato un incidente o un ribaltamento nel bosco, non si capisce se è un trattore o un'autovettura, parlano di difficoltà di arrivo e parecchi feriti. Potete andare. Correre di corsa! Ricevuto la Novara 10:34 in partenza. Ricevuto la Novara 10:34. Novara 10:34, questa è l'operativa. Avanti, messa l'operativa per la 10:34. Prestiani. Novara 10:34, sulla base delle informazioni della chiamata, stiamo andando sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sala operativa ha ricevuto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Destinazione Ameno. Novara 10:75. Siamo su target e abbiamo... dal posto del capo il progetto che ti ha chiamato, ma sono impossibilità che la il luogo su altre stazioni di sì, ricevuto, mi confermo che succede. Qua a destra? Va bene, ricevuto, Novara 10:17 è copiato, cambio. Novara 010:34 per il campo base. Altri,
quelli per la puttana. Non è che adesso ti spaventi, ti sentiranno? Sono venuto prima io. Non basta pure la maglietta. Non mi fa niente. Chi la fa la stessa? Thank you.
deve andare via con lui, o tu o lui, perché non lo so. Thank you.
cerca di metterti questo, dai un giro, non con... Allora, la tua, ma tu sei di un solo disturbatore. Forse perché siamo un po' troppo forti. Sì. No, è andato più fuori. Trova un matolaccio, devo mandare due. Ecco, hai capito? Ho capito. Ecco, bravo. Quando è bello mandare due. L'esercitazione di protezione civile denominata Orta 2003, andremo tra poco a vedere una dimostrazione congiunta fra le forze di Croce Rossa e i Vigili del Fuoco. Diamo il benvenuto a nome della Croce Rossa Italiana, provincia di Novara, con tutti i sei delegati, tutti i comitati qui rappresentanti della provincia. Ora la squadra di pronto soccorso del comitato locale di Borgo Manero ti darà un ottimo saggio di intervento congiunto. Diamo loro il benvenuto. Al termine della manifestazione, per chi lo desidera, potrà vedere il campo base della Croce Rossa, vedere i mezzi, ci sono volontari e responsabili che risponderanno a tutte le domande che volete fare. Grazie. Il lavoro, quindi una persona sta andando a verificare come prima cosa l'autoprotezione in scena, quindi siamo su una strada, bisogna verificare la viabilità, bisogna verificare se la macchina è in sicurezza, quindi se il quadro è acceso, non ci sono fumi che escono dal cofano, quindi sembra tutto sicuro. Dopodiché si inizia a valutare come stanno le persone coinvolte. Prima valutazione della persona che è schiacciata dall'auto, posizionamento del triangolo per mettere in sicurezza, segnalare il movimento. È un intervento che viene fatto senza fretta, come tutti gli interventi gravi, la fretta non è la cosa che aiuta di più a risolvere nel modo migliore. Bisogna valutare con attenzione, soprattutto visto che non si hanno prese di questo è il primo punto. Una persona si offre immediatamente di utilizzare la testa della ragazza che è stata schiacciata e si trova sotto la macchina. Bisogna comunque preservare l'allineamento della persona. Non fa altro perché non ha ancora il livello di contatto. Si controllano le condizioni della persona sull'auto che dal civile del tiratore è stata rivalutata ed è incosciente. A questo punto si hanno i dati necessari per fare una chiamata di soccorso alla centrale 118 che abbia tutti i dati necessari. La ragazza sta comunicando la casistica, sta comunicando le persone coinvolte e una prima indicazione delle loro posizioni. La centrale operativa 118 allerta le ambulanze, disponibile un'ambulanza polizia e i vigili del fuoco, perché evidentemente la macchina non è in sicurezza, bisognerà valutare se la persona è in strada e se non la viene da tagliare. La persona che sta bene viene tranquillizzata, viene allontanata e si attende l'arrivo dei vigili del fuoco perché non si può fare altro. Viene località Campo Base di Bolzano e con per i incastrati. Thank you.
avviene sempre in questo tipo di interventi, si lavora in sincronia con le forze dell'ordine presente. Con i vigili del fuoco si decide qual è la tecnica migliore per aiutare la persona, valutando appunto sia l'atto sanitario che l'atto di sicurezza del soccorso. La priorità si è liberare la persona per fare la non è possibile aiutare la macchina per aiutare la persona che è infatti la persona di l'auto è una persona grave e poi occuparsi della persona sorrisa. Thank you.
Thank you.
che i commenti e i saluti ce li facciamo alla fine, dopo aver fatto pappa, che consegniamo ulteriori attestati un po' più velocemente e un po' di più. È stata veramente una bellissima esercitazione, valsa la pena di essere vissuta con voi e con il Pirino. Senza di lei non saremmo riusciti, senza nessuno di voi, ma senza di lei non saremmo riusciti ad arrivare qua. Questo è veramente aiuto corposo, anche i colleghi di Verona, non solo Dregati. Perciò
tutto finito, poi di mangiare, per favore, ci portiamo tutti di là. Era per spezzare un attimo il puls. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio veramente. Per me è stata l'esercitazione più difficile che non avrei mai pensato di fare. Devo dire che a livello organizzativo è filato tutto liscio, perché siamo riusciti a rispettare i tempi, cosa che non è mai successa. Siamo riusciti a dire alle 6 il debriefing, alle 6 abbiamo fatto il debriefing, allora qua non siamo lì, sbagliato. Ma quelle non ce le diciamo, ce le diciamo in altre sedi. Perciò, grazie di cuore a tutti. Consegneremo, anzi lo lasceremo lì. E visto che i ragazzi di Borgomenero giustamente si fermano qui e lasciano il campo per ultimi, che è giusto, è il loro campo, lo staccheranno loro, lo consegneranno loro. Noi... niente, io finisco, perché salutiamo Piedino, facciamo 30 secondi.